Esercizio 4, calcio di punizione senza barriera. La porta è sempre a 25 metri di distanza dalla posizione iniziale del pallone, è alta 2,4 metri. Il pallone viene calciato con angolo iniziale 40 gradi, raggiunge a massima altezza 8 metri. Con quale velocità iniziale V0 è stato calciato il pallone e poi bisogna vedere se entra in porta o no. Qui c'è lo svolgimento. Ma adesso fate pausa, fermate il video e provate a svolgerlo da soli, senza guardare questo svolgimento e senza guardare il resto del video. Guardate lo svolgimento nel video soltanto alla fine. Questo è lo svolgimento, il disegno, il pallone viene calciato con altezza 0, parte da terra, con angolo 40 gradi, qui il disegno non è preciso perché in realtà ho disegnato un angolo superiore ai 45 gradi, in realtà è 40 gradi, la massima altezza raggiunta è B, che è un'altezza di 8 metri, poi a 25 metri di distanza c'è la porta, alta 2 metri e 4. Scomponiamo la velocità iniziale nelle due componenti V0x e V0y, che sono date come al solito da V0 coseno e V0 seno di alfa. La prima domanda era la velocità iniziale V0. Andiamo a cercare questa incognita nelle quattro solite equazioni del moto parabolico, quindi la x, la y, la velocità x e la velocità y. Le applichiamo nel punto B, dove conosciamo la massima altezza di 8 metri. Le incognite sono V0x e V0y, cioè le componenti orizzontali e verticali della velocità V0. Ma è incognito anche il tempo che impiega il pallone da terra a raggiungere B. Poi ci sono le due equazioni della velocità, la terza equazione come al solito non dà informazioni particolari, se non che la velocità orizzontale si mantiene costante. L'ultima equazione invece è quella che dobbiamo usare perché ogni volta che abbiamo da lavorare con il punto di massima altezza, lì la componente verticale della velocità è sempre 0. Quindi è 0 la Vy nel punto più alto, nel punto B. Questo ci permetterà di conoscere il tempo che ci vuole a salire, ma non lo possiamo ricavare in modo numerico perché non conosciamo neanche V0y. Lo ricaviamo in forma algebrica. Quindi ricaviamo il tempo B in funzione di V0y con questa formula. È chiaro che non possiamo risolvere nessuna formula direttamente perché tutte le formule contengono almeno due incognite. Vediamo la prima, la seconda e la quarta formula contengono tutte almeno due incognite. Quindi ricaviamo il tempo in modo implicito attraverso V0y e andiamo a sostituire questa formula del tempo nella seconda equazione dove conosciamo il dato degli 8 metri, cioè l'altezza YB. Questa sostituzione ci porta a 8 metri uguale, Y0 non c'è perché il pallone parte da terra, V0Y per al posto del tempo B, scriviamo V0Y su G, poi ricopiamo meno un mezzo G e di nuovo al posto del tempo B al quadrato, scriviamo V0Y su G al quadrato, quindi vediamo che ormai questa equazione presenta una sola incognita che è V0Y. Svolgiamo questi calcoli, V0y al quadrato diviso G meno un mezzo G, V0y al quadrato diviso G. Quindi abbiamo una quantità meno la sua metà, possiamo anche fare il minimo comune multiplo, ma è più semplice se noi capiamo che una quantità meno la sua metà rimane la metà di quella quantità, quindi rimane la metà, un mezzo, di V0y al quadrato su G. È un'equazione con un'incognita sola, V0y, la ricaviamo con la formula inversa, cioè V0Y uguale 2G 8 metri, quindi 16 metri per G, e il risultato è 12,5 metri al secondo. Questa è la componente V0Y, noi però dovevamo calcolare V0, allora possiamo utilizzare questa formula, ora V0Y la conosciamo, V0 la dobbiamo ricavare, formula inversa, V0Y diviso sen alfa, quindi 12 metri e mezzo al secondo diviso il seno di 40 gradi, 19 e mezzo metri al secondo, questo è V0. Ed è la prima domanda del problema, con quale velocità iniziale V0 è stato calciato il pallone? Risposta 19,5 metri al secondo. Ora c'è la seconda domanda, se il pallone entra in porta oppure no, vedremo che in realtà passa sopra la traversa. Intanto calcoliamoci la componente V0x, che è V0 coseno di alfa, quindi moltiplichiamo 19,5 metri al secondo per il coseno di 40 gradi. Poi, per vedere se il pallone entra in porta o no, chiamiamo D il punto o la posizione del pallone corrispondente a 25 metri percorsi in orizzontale, cioè quando il pallone arriva dove sta la porta, 25 metri della X.
E dobbiamo vedere l'altezza di questo punto D. Se il pallone, dopo aver percorso 25 metri in orizzontale, si trova più in alto di 2,4 metri, e sarà così, troveremo 7,2 metri, allora il pallone passa sopra la traversa. Se invece il pallone si trova ad un'altezza tra 0 e 2,4 metri, entra in porta. Se il pallone si trova sotto 0, vuol dire che la parabola è stata così, e quando il pallone ha percorso 25 metri, la sua y è negativa, vuol dire che il pallone ha rimbalzato prima a terra. A quel punto è difficile dire se entrerà in porta, perché potrebbe in teoria rimbalzare e passare sopra la traversa. Comunque, nel nostro caso si verificherà la prima situazione, cioè il pallone passa sopra la traversa. Quindi scriviamo le solite quattro formule del moto parabolico, che sono le posizioni xy e le velocità componenti xy. Le applichiamo nel punto D, dove abbiamo detto conosciamo lo spazio percorso dal pallone in orizzontale, che è 25 metri. E abbiamo detto che la nostra incognita è yd, è l'altezza del pallone dopo che ha fatto questi 25 metri in orizzontale. Quindi usiamo solo le prime due equazioni. Le incognite sono la yd, ma anche il tempo che ci vuole ad arrivare fino al punto D dal momento del calcio, quindi td. Come si vede, non possiamo risolvere direttamente l'equazione di yd, dobbiamo prima trovare il tempo. Lo troviamo dalla prima formula, quindi dalla prima formula richiamiamo il tempo con la formula inversa, xd 25 metri diviso v0x, 14,9 metri al secondo, e il risultato è 1,68 secondi tempo di volo per arrivare in D. Andiamo a sostituire questo tempo di volo nella seconda equazione, quella della y, quindi v0y è 12,5 metri al secondo, eccolo qua, per il tempo D, eccolo, meno la metà di G, per il tempo D al quadrato, e troviamo 7,2 metri. Siccome 7,2 metri è maggiore di 2,4 metri l'altezza della traversa, il pallone passa sopra la traversa, come anticipato prima.